Amiche e amici di Grottaglie in Rete, come vedete, nonostante il maltempo, la pioggia, i lavori per la costruzione della pira in onore di San Ciro proseguono senza sosta. Pioggia e freddo non fermano i maestri della Focara che con passione, dedizione ed esperienza continuano a innalzare questa costruzione di legno, rami e fascine che brucerà nella notte del 30 in onore del santo di Alessandria. Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo vicini a Piazza San Ciro, dove si sta costruendo la pira in onore di San Ciro, appunto, e incontriamo i tre maestri che stanno costruendo con la loro esperienza, la loro passione, la loro devozione, la Focara in onore del santo di Alessandria. Come sta procedendo la costruzione? Ci sono problemi, ci sono difficoltà o va tutto bene? Quest'anno siamo ancora tutto bene. Ecco, sta girando in questi giorni la macchina che chiede di portare legna. Ancora una volta si presenta questo problema, un materiale... No, c'è il materiale. Ecco, parlavamo prima con uno di voi e ci faceva però notare che nonostante siamo riusciti a mandare l'uomo sulla luna, le fascine sulla pira bisogna ancora salirle a forza di braccia. Sì. Un appello a chi ha disponibilità di gru e mezzi di sollevamento, magari per dedicare un po' del suo tempo anche ad aiutare la costruzione. È giusto. Ecco, ci sono anche altre novità che poi noi sveleremo più avanti, perché quest'anno sembra che l'immagine di San Ciro sarà davvero una sorpresa. Sì. Nel frattempo, che cosa volete chiedere ai devoti grottagliesi e non di San Ciro? Qual è la vostra domanda e qual è il vostro racconto di questa esperienza? Di collaborazione. La collaborazione di tutti, la popolazione. Poco poco di volontà in più. Ecco, sottolineiamo un'altra cosa, la raccolta della legna in onore di San Ciro non è una discarica, non è un modo per liberarsi di vecchi mobili e vecchi suppellettili che non servono più. Quali devono essere i tipi di legna che possono essere portati per la pira? Roba di olivo e nient'altro. Ecco, allora, grottagliesi e non grottagliesi, devoti di San Ciro, mi raccomando, legna buona, buona come deve essere... Vigneto o olivo? E basta. Beh, noi torneremo qui a documentare come sta venendo fuori, come si sta costruendo la pira in onore di San Ciro e nel frattempo auguriamo un buon lavoro ai maestri che si stanno veramente dando da fare anche sotto la pioggia, anche col freddo, per arrivare in tempo all'appuntamento di fine gennaio. Grazie a tutti. Ida. Hai visto come si faccia? Non serve. Ti rifaccio le piccine, stanno con sta palla, non mi dice lì, oh, per aiutare, non vai. Tu vai con lì. Aspetta, che risacca, lui, così.